Verità e giustizia sulla strage dei cani a Piano di Montoro. Le immagini shock dei cinque animali rinvenuti privi di vita in fondo a un canale per la raccolta delle acque tra le campagne di Contrada San Lorenzo hanno provocato la reazione di numerosi cittadini, anche residenti all'estero, che chiedono punizioni esemplari per i responsabili della mattanza. Sul caso indagano i carabinieri. Ieri sul posto del macabro ritrovamento, insieme agli operatori dell'ASL e ai vigili del fuoco, sarà importante per definire le origini del massacro e la dinamica dell'accaduto, l'esito della autopsia a cui saranno sottoposte le carcasse. Antonio Fortuna, esperto di maltrattamenti di animali e di zoomafia, responsabile del Comitato Diritti per gli Animali, sta seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda per evitare che la strage di cani, come tante altre avvenute in Irpinia, finisca nel dimenticatoio. Fortuna ha avviato sulla sua pagina Facebook una raccolta di firme per presentare una querela collettiva alla Procura e chiedere al sindaco di Montoro di attivarsi nel suo ruolo per assicurare alla giustizia i criminali che hanno ucciso e scaricato i corpi dei cinque animali come immondizia nella melma del canale. Come azione principale da fare è indubbiamente di fare una querela che, seppur in questo momento è rivolta contro ignoti, però noi auspichiamo, grazie al contributo fondamentale delle forze dell'ordine attraverso l'acquisizione delle telecamere, di poter risalire a chi ha commesso questo atroce crimine. Già sappiamo purtroppo, anche perché noi operiamo in qualità di esperti, che la legge in Italia non prevede il carcere. Basta vedere i casi di Angelo in Calabria e altri casi dove i poveri animali sono stati uccisi barbaramente e non c'è il colpevole, ma non esiste la punizione. Però il nostro obiettivo è la sensibilizzazione, che è fondamentale. Quindi quale sarà il nostro intervento sul territorio di Montoro? Il nostro intervento sarà quello di innanzitutto portare all'attenzione del sindaco azioni deterrenti per questi tipi di reati, anche perché solo così, anche se non ci sarà la pena certa, comunque abbiamo la possibilità di limare al massimo i maltrattamenti nei confronti degli animali. Sulla mia pagina, poi, per sensibilizzare un pochino tutta l'Italia, ho fatto un post dove presenterò una querela collettiva e tutti coloro che vogliono partecipare mi stanno dando adesioni su WhatsApp. Premetto che sono già più di 100 le persone che mi hanno contattato e addirittura mi hanno contattato dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Olanda e dalla lontana Scozia. Vuol dire che quanto è successo a Montoro ha colpito un pochino la sensibilità di tutta Europa.